È iniziata stamattina in Piazza Maria Immacolata a Taranto la settima rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà che terminerà domani. 110 le associazioni che hanno aderito alla manifestazione organizzata dal Centro Servizi Volontariato che, invece di tagliare il solito nastro, ha scelto per l'inaugurazione una rete da pesca, simbolo proprio della rete del volontariato. Fra le maglie dei cartoncini colorati su cui le associazioni aderenti hanno scritto un messaggio sul tema Facciamo la differenza, poi utilizzati per addobbare l'albero di Natale della manifestazione. Oggi veramente è l'exploit del mondo del volontariato, la grande festa del mondo del volontariato, questo mondo che silenziosamente svolge nella città e nella provincia un ruolo fondamentale. Noi abbiamo bisogno di essere coordinati, il centro servizi lo fa egregiamente e oggi è la festa, la grande festa. Quest'anno le associazioni sono cresciute del 10% e perché c'è volontà, c'è voglia di fare, ma voglia di farsi conoscere. Abbiamo tanto bisogno quest'anno di cercare volontari, questo è il tema della settima rassegna del volontariato. Fai la differenza. Fare la differenza significa impegnarsi in qualcosa di utile, di concreto, di positivo. Mattinata dedicata agli studenti, circa 200 provenienti dalle scuole di Taranto e provincia, coinvolti nelle attività di chiusura del progetto di promozione del volontariato chiamato Giovani in Volo. Stasera alle 19 ci sarà il concerto dei Wake Up Gospel Project, un gruppo vocale di Martina Franca che riunisce voci di tutta la Puglia. La manifestazione è dedicata alla celebrazione del 2011, anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva. Il programma dettagliato è su www.csvtaranto.org. Secondo i commercianti della zona, la Villa Peripato sarebbe stato il luogo più adatto ad accogliere gli stand.